Vabbè, se continua così è tanta roba, però comunque è una cosa ricercata perché dal lavoro comunque il mister ce lo chiede di comunque, parte nelle palle native ma anche nella stessa azione, di andare a chiudere il secondo palo. E poi comunque sono contento per come sta andando questo periodo di preparazione, però è pur sempre un calcio estivo, quindi è sempre meglio rimanere con un profilo basso. Sì, sicuramente la squadra cercherà un equilibrio, ora è dipeso anche dall'avversario che comunque, come avete visto, si chiude abbastanza dietro, per cui è normale che la squadra è parecchi metri più in avanti, ma in Serie A è sicuramente totalmente diverso, quindi magari avremo anche un atteggiamento un po' più prudente. Beh, più che per i tifosi, anche per noi stessi, perché comunque una retrocessione ti rimane sempre, perché non è mai piacevole, però adesso in un anno è cambiato tutto, ma la Serie B è passata, siamo felici anche per i tifosi che si ritrovano a giocare comunque e a vedere partite importanti al Barbera. Per questo siamo felici, ma adesso bisogna pensare solo alla Serie A. No, beh, c'è una crescita comunque di tutti, a livello tattico, tecnico, mentale, perché comunque hai fatto un campionato dove l'hai stravinto, per cui anche a livello mentale è importante per prendere più fiducia in se stessi e più fiducia anche a livello di squadra e di gruppo. Per cui è un punto dove partire questa coalizzazione che si è formata tra di noi. Vengo al campo comunque per allenarmi e migliorarmi, destra o sinistra, poco importa, l'importante è che poi i risultati vengano a livello di squadra, io mi metto a disposizione del mister e è una soddisfazione in più magari per me, essendo destro, riuscire a giocare anche a sinistra, è un bagaglio che mi porta, mi metto via, è tutta esperienza.